Ma quando io vengo qua a Sini e mi voglio trattenere qualche giorno, strutture ricettive le trovo? Sì, le trova, ci sono circa 30 posti letto in tutto, in diversi B&B, c'è un agriturismo, quindi i turisti Quindi quando siamo vengono. pronti per ricevere turisti. Vincenzo, lei è una delle persone che i turisti li riceve, li coccola, Certo. vero? Lei ha Sì, qualche stanza, ho tre stanze libere con 6 posti letto. eh? E quindi è pronto È pronto. a... E quando vengono i turisti? Li porta a vedere questa meraviglia di ulivo che abbiamo qua? Tutte le volte. Tutte le volte. Ma quanti Sempre bene. anni ha questo E ci ulivo? avrà, non so, su 5.000 anni, Li porta li bene, porta bene, eh? Li sì. porta bene. Insomma. Direi proprio di sì. Sono affascinati i turisti quando vedono gli ulivi di Sini, che sono fantastici, ne sono millenari. Ci sono tanti, capito? Io ho fatto vedere queste piante perché c'era un negozio prima, no? Tutti i rappresentanti che venivano li portavo a vedere l'oliva la prima volta che venivano qua. Questi si portavano nel cuore un ricordo di... Rimanevano meravigliati di E quest'albero. infatti E li fotografavo. le stanze lei le ha in un bed and breakfast che si chiama... No, la casa tra gli ulivi millenari. La casa tra gli ulivi millenari. Ed è di questo infatti che dobbiamo parlare. Andiamo a vedere non solo gli ulivi, ma anche le stanze del B&B. Sono arrivata dall'ulivo millenario a una giovanissima di Sini, Valeria, buongiorno. Buongiorno. Nipote di Cenzo, nipote di Vincenzo, aiuta come tutta la famiglia nella gestione del bed and breakfast. Certo. Vogliamo vedere le stanze? Siamo Certo, curiosi. prego. Sono in tanti, vero, a venire qui a Sini per diversi motivi? Sì, in diversi periodi c'è più o meno affluenza. Naturalmente l'estate c'è più occasione perché ci sono diverse cose, diversi festival, diverse manifestazioni anche a livello internazionale. L'anno scorso, per esempio, abbiamo ospitato il Festival degli artisti di strada internazionale e Bellissimo, quindi quindi sicuramente c'è stata c'è affluenza. stata grandissima affluenza. Poi naturalmente il territorio è ricco di diverse attrattive, sia Le naturalmente peculiarità naturali, sono c'è la tante, Lazio, ci quindi. sono i cavallini, comunque gli olivi, ci sono diverse cose da... Poi ci sono anche diverse manifestazioni, ma poi tutte le stanze che offrite voi, vedo che, a parte il fatto che ovviamente è un bed and breakfast, quindi saranno 3 stanze, ho visto che guardate anche la vista meravigliosa che si può godere dalle stanze, quindi la mattina alzarsi, vedere gli ulivi, la pace e la tranquillità che in città non avrai mai, ovviamente il bagno, ci manca, è bello spazioso, bello grande. Nei nuovi appartamenti non esistono questi È bagni. l'ultima stanza. E l'ultima stanza, ogni stanza un massimo di 3 letti perché questo Sì. vuole la legge, però voglio dire ci sono diversi. Solitamente vengono in coppia, quindi due persone per stanza. Normalmente rimangono innamorati del paesino. Certamente, certo, perché comunque è piccolo ma è molto grazioso, c'è la pace, la gente è ospitale e quindi si trovano Quindi bene. sicuramente per il proprio spirito è una gran cosa ad un prezzo ragionevole. Ragionevole. Sì, solitamente è 25 euro per persona, naturalmente più si allunga il periodo di E permanenza, più si più può elargire uno sconticino e si risparmiare qualcosa. Grazie Valeria. Questa è un'altra dimostrazione come anche i giovani a Sini lavorano. Lavorano, lavorano, soprattutto per voi curiosi che venite qua a visitare la zona. Ecco, un secondo bed and breakfast proprio qui di Sini. Albino, lei lo gestisce, Sì, si gode la pensione certamente. continuando a lavorare. Esatto, Andiamo a facciamo vedere un un po' po' le stanze, è un lo bed and breakfast stabilimento. molto carino. Voi avete recuperato una casa, vero? Sì, è un recupero, era una casa caratteristica del 900, diciamo, era una casa prima dei nostri nonni, poi di mio papà, che è stata ultimamente nel Ristrutturata, 2000 ristrutturata, sì, sistemata. con l'azione del Galla, diciamo. E infatti vediamo che abbiamo delle stanze, sono più stanze, c'è la possibilità di avere la Prima stanza matrimoniale, quella singola. con il cereale. Una volta qui, beh, esatto, non c'era sicuramente una stanza per gli ospiti, ma c'era invece Era adibito per i cereali, per i diciamo, per cereali. conservare Andiamo anche a vedere giù, che il invece era frutto del la zona lavoro dove adesso avete del il frutto lavoro del lavoro contadino. contadino, certo. Questi sono gradini che sono qua da quanto tempo? Sono sempre state, quindi del primo Novecento, diciamo. Primi del Novecento. Adesso raggiungiamo la Lolla Questa è la dove ci si tipica. può godere la serenità di Sini. Certo. Abbiamo qui altre stanze, altri bagni, qui possono venire le famigliole, possono venire i giovani, vero? Anche. Voi date pernottamento la colazione, ovviamente, Certo, perché questo è il bed and breakfast, però è anche vero che c'è una cucina.
dove sì. ci si può rilassare, sì. dove se uno vuole può cucinarsi qualcosa, dove c'è un caminetto d'inverno che ti tiene al caldo. C'è anche il caminetto a legna, sì. Ah, bellissimo. La caratteristica di Sallolla, diciamo, questa è una casa a corte, diciamo, erano le case caratteristiche dell'era di allora. Quasi tutte le case, anche della Marmilla, hanno questa caratteristica. Qua, cioè, la Sallolla era abbastanza spaziosa, quindi i giovani venivano a ballare il ballo sardo. Ecco perché abbiamo anche ripreso la pietra. La pietra riprende proprio il ballo sardo. I miei fratelli, io sono dei più piccoli, di 8 fratelli, i miei primi, le sorelle, venivano a ballare il ballo sardo. Bellissimo. Ripreso. Senta, invece stavamo parlando della... questa invece 1925. Sì, risale agli anni del restauro, prima che mio papà veniva a abitarci, ecco. Veniva a abitarci, vero? Lei da piccolino 25. Qua ci ha giocato. A voglia. Allora, se volessimo anche noi venire a giocare qui a godere della tranquillità di Sini in questa Lolla così serena e così carina, spendiamo tanto. No, siamo intorno ai 20-25 euro. 25 con la colazione, siamo abbastanza... Quindi, andiamo incontro un po' a tutti. Vengono incontro, sono ospitali, 25 euro per una bella quantità di serenità. Portare a fare qualche è una gran cosa. Sulla giara, cioè rendiamo disponibile tutto pagato. Tutto pagato. Tutto pagato. Ragazzi, torniamo. Accompagnato.